Buonasera, buonasera alla prima puntata di Rabona. 110 anni di derby di Milano. Apriamo così, apriamo con il Bauscia e con i Casciavit e apriamo salutando il presidente Fausto Bertinotti. Buonasera. 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 Milanista, lo posso dire in anticipo. Assolutamente. Tutt'altro che milanista nella sua carriera, perché grande bandiera dell'Inter, anche se poi diventerà anche un forte calciatore della Juventus, collegato con noi dalla sua Mantova, Roberto Boninsegna. Buonasera Boninsegna. Buonasera. Buonasera. Allora io quando guardo Boninsegna, appena penso a Boninsegna, anche se adesso dobbiamo parlare del derby di Milano, di cosa rappresenta, mi viene in mente una cosa che è successa molto più lontano. È successa in Messico nel 1970 e siccome ogni volta che la vedo mi emoziono, la voglio rivedere. Vediamola. Boninsegna. Boninsegna. Ancora Boninsegna, tiro! Rete Boninsegna! Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro dal limite dell'area. Boninsegna, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0. Boninsegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. La partita più emozionante della nostra storia, il 4-3 in cui raggiungiamo la finale, che poi invece andò meno bene contro il Brasile. Possiamo lasciare qui solo Boninsegna, diciamo. Dice, questa la merita lui. Basta così, diciamo, è finita la partita. Non c'è. Anche perché Boninsegna, che poi molti chiamavano Bonimba, Rivera su quel famoso gol, no, che è un gol eccezionale, ha sempre detto, ma alla fine ha fatto tutto Boninsegna, io ci ho messo solo il piede. È troppo generoso Rivera a dire così? Un po' di ragione c'ha. No, è stato bravo perché fare gol il quarto, poi eravamo un po' tutti stanchi. Ci è voluta la sua classe e la sua intelligenza a spiazzare un grande portiere come Maier. Ecco. Io ho fatto sportellate con lo stopper tedesco, sono arrivato sul fondo. Che non è mai una cosa facile. Non era facile metterla dentro anche, e sperando che ci fosse qualcuno, o Rivera o Riva, perché io onestamente non ho guardato, sono andato sul fondo, ho messo la palla indietro, meno male che c'era Gianni. Ma quella è una partita magica, eh? Gianni Rivera ci riporta sul derby. C'è chi dice che quella partita là, no, Bertinotti, quando poi l'Italia scese in piazza, fu la prima volta di riconciliazione nazionale dopo le tragedie della guerra e dell'inizio del dopoguerra. È d'accordo che quel momento lì l'Italia per una volta si era improvvisamente ritrovata unita? No, ma non fa niente. Non sono d'accordo, ma non fa niente. Invece è sempre bello quando non è d'accordo. Il calcio è un grande racconto. E io ho frequentato da giovane a lungo il Bar Sport e so cos'è questo grande racconto. Quindi chi la spara più affascinante è quello che vince. Se si può dire che per un momento l'Italia sia unificata, fa così bene alla salute che uno lo dice. Perché in realtà, insomma, a noi piace, no, unirle un po'.